la parte da Samuele, come hai tentato. Bentornato, ti chiedo che sensazioni hai a tornare ad Arezzo in questo momento della tua carriera, per quello che è comunque anche il periodo storico dell'Arezzo, e tu che sei aretino, insomma, dopo un epilogo amaro come è stato quello con il derby, questa settimana come è stata anche all'interno dello spogliatoio e come si riparte? E poi per Rolando Gudic, chiaramente, come dire, il reparto offensivo nel mercato era quello più attenzionato anche da parte dei noi giornalisti, comunque dei tifosi. Sentite comunque la pressione di dover dare qualcosa in più ad una squadra che in questo momento, anche per parole sia di Alcanto che di Pieroni, vuol provare a vincerlo anche questo campionato. Salve a tutti e grazie per il bentornato. Sicuramente per me è un onore vestire questa maglia, non ho sempre detto, perché comunque è la maglia con cui sono cresciuto, e appena c'è stata questa possibilità da parte che il direttore me l'aveva comunicato, io ho cercato, insomma, ho dato la mia volontà veramente al 150% di poter tornare. Quindi sono entrato in un gruppo ottimo, buono, che già aveva fatto cose straordinarie, quindi mi sono messo a disposizione e per me è stato molto molto facile comunque, perché, ripeto, un gruppo di ragazzi buono che lavorano, dove c'è armonia, sintonia, quindi tutto viene in maniera più semplice. E la partita, come mi ha chiesto, la partita di domenica, noi già stiamo pensando a quello che è sabato sera a Pontedera. Nel calcio può succedere. Sicuramente abbiamo dato dimostrazione di 85 minuti veramente di calcio di alto livello, e non ci deve minimamente. Sicuramente le scorie che ci sono già passate, perché già dopo domani giocheremo ancora, quindi abbiamo la possibilità di dimostrare subito che, ma ancora una volta, il valore della squadra, ecco, quindi sia sì, non è mai passato. E niente, lavoriamo per far bene, per cercare di ottenere il massimo a partita di sabato sera. Prima di andare da loro si può finire magari con Samuele? Sì. Allora io vorrei chiedere a Samuele che cosa ha trovato di diverso in questo Arezzo rispetto all'Arezzo che avevi lasciato, sia quello della Serie D, che fu una parentesi molto breve, sia quello invece della Serie C ormai di 9 anni fa, e poi che impressione hai avuto da mister Dal Canto, visto che insomma in carriera di allenatore ne hai avuti tanti, ecco, come è stato l'impatto con lui? E con il mister l'impatto è stato subito molto buono, è una persona molto preparata, diretta, quindi che è facile capire ciò che chiede, e quindi mi sono messo subito a disposizione. E per l'ambiente ho trovato un ambiente ottimo, comunque molte persone con cui lavorano qui dentro sono persone che ormai sono anni che ci conosciamo, quindi anche quello sicuramente è un aiuto in più. E ho trovato, ripeto, un ambiente molto 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 buono, perché sicuramente grazie anche ai risultati, grazie alla nuova proprietà, Arezzo aveva bisogno di un periodo, di un qualcosa di così positivo, ecco, per ritornare e per cercare di fare quello che magari negli anni si era andato un po' a perdere, quindi con gli anni della Serie D. E quindi niente, sono orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo, di questa società, e sicuramente darò il massimo, più del massimo per questa maglia e per dare una mano a questi ragazzi. Ecco. Altre domande per Samuele? Forza. Sì, no. Samuele, un ricordo dell'Arezzo dove tu c'eri praticamente, quale ti porti dietro? Sì. Ma è sicuramente la stagione 2009-2010, è stata una stagione bella, bellissima, dove sono cresciuto, ho maturato tanto, facevo parte di una rosa forte, di cui tanti ragazzi poi hanno fatto veramente carriere diverse, carriere importanti. E sicuramente ricordo di un'annata bellissima, però mi è rimasto quella mare in bocca dell'ultima partita, dei playoff persi, e quindi speriamo
di ottenere il massimo da qui alla fine, vediamo dove possiamo arrivare, poi magari di toglierci come gruppo e togliermi quella soddisfazione, perché mi è rimasto un po', diciamo, quell'amaro in bocca lì, quella partita che una partita che mi sono portato dietro per molto molto tempo, ecco. Quindi quello. Poi sì, volevo chiederti solo che effetto ti fa entrare in uno spogliatoio dove ci sono diverse retini adesso, perché tu e Carlo Pelagatti siete anche poi due curvaioli, ma Benucci e Burzigotti, anche se in contesti diversi, però sono nati in provincia di Arezzo. Non so se ci hai pensato a questo oppure è una roba che non ci hai fatto caso. Insomma. No, è normale, è vero, quando potevo io sono sempre venuto a vedere la partita, quindi in concomitanza con le partite dell'altro girone. No, ripeto, sono entrato a far parte di un gruppo veramente, veramente buono, ottimo, quindi in questo momento penso solo esclusivamente al campo, a far bene, allenarmi e a mettermi a disposizione, ecco. Poi sicuramente è un motivo in più per cercare di far bene, ecco, quello sì, sicuramente, perché comunque l'attaccamento che mi lega a questa mano lo sanno tutti e infatti appena si è creata la possibilità di tornare, ho cercato con tutto me stesso di riuscirci e di poter di nuovo vestire questa maglia qua. Passiamo a Carlo con la prima domanda di Andrea. Vai. La ricordi o la facciamo rifare? No, poi ripeto. Sia per te che per Rolando. Chiaramente il reparto offensivo era quello su cui c'erano più aspettative dal mercato di gennaio, e ovviamente Rolando è iniziato benissimo anche con un gran gol, però ecco, vi chiedo, sentito un po' la pressione di dover davanti insieme a Cutolo, Brunori e gli altri comunque fare la differenza in questa seconda parte di stagione, visto comunque l'obiettivo dell'Arezzo comunque è alto. Buongiorno a tutti. No, la pressione io non la sento, però lo so che aspetti ci sono. Noi, io e Rolando, siamo pronti per questo e sicuramente che daremo una mano a compagni e allo staff per fare questo obiettivo. Volevo chiederti che cosa ti porti dietro dall'esperienza di Terni, se ti aspettavi qualcosa di più e perché, visto che avevi anche diverse offerte al mercato, perché Arezzo e che cosa invece ti aspetti da questi sei mesi da passare qua? No, per questi primi sei mesi a Ternana non sono stati molto belli per me. La squadra non andava bene, io non ho giocato tanto, però ho scelto Arezzo subito l'ultimo giorno di mercato, diciamo, quando mi ha chiamato il mio procuratore. Abbiamo scelto insieme qui perché io conoscevo mister dell'anno scorso che stava a primavera a Juve, io stavo a Torino, quindi conosco un po' mister e Arezzo mi sembrava una scelta più per me, come dire, più migliorata. Infatti hai fatto anche gol, no, al mister l'anno scorso, con la tua sì. Lui l'ho anche ricordato. Volevo chiederti un po' come caratteristiche, tu sei un giocatore, insomma, di fisico, però c'hai anche una buona tecnica di base, ecco, il ruolo lì davanti in cui pensi di esprimerti meglio qual è? Sì, l'anno scorso abbiamo giocato 3 partite con mister che ha fatto 2 gol, però io sono un attaccante sì fisico, cercherò sempre di aiutare la squadra, dare una mano alla squadra e fare gol, che gli attaccanti piace di più. Altre domande per Carlo? A posto? Passiamo a Riccardo Bertozzi. Avete qualche domanda? Nessuna curiosità? Sì. No. Comincio io, non vorrei fare un monologo. Chi ha le domande le fa. No, beh, volevo chiederti come è maturato poi la possibilità di venire qua e che esperienza conservi questi primi sei mesi che sono stati, come per Remedi, credo piuttosto traumatici, e se in quella partita che hai giocato contro l'Arezzo ti saresti mai immaginato di ritrovarti qua oggi, insomma. Buongiorno. Ma guardi, io questi primi sei mesi sì, sono stati un po' difficili, un po' per tutti noi, no? Non avrei mai immaginato di venire a giocare qua, specialmente dopo quella partita che per noi poteva essere un trampolino di lancio, però poi, come tutti sapete, è finita male.
Ma è nato tutto l'ultimo giorno, diciamo. Io ho rescisso il 31 a Milano e nel pomeriggio, tardo pomeriggio in serata, c'è stata la possibilità di venire qua. Ti chiedo se sei mancino anche lui, sto a questo tavolo che sono tutti mancini. No, no, io sono destro. Meno male. Sono destro. E poi ecco, che cosa ti aspetti? Che davanti hai un giocatore come Pelagotti che sta facendo benissimo, insomma, ecco, che aspettative hai per questa partita? Io ho tutto da guadagnare, anche perché vengo in una squadra molto competitiva, dove appunto c'è Alberto, che come tutti sappiamo è un ottimo portiere. Ho solo da imparare, null'altro. Quello che verrà per me è tutto di guadagnato. E poi vorrei farti commentare la decisione che dovrebbe arrivare oggi, no, riguardo la cancellazione della propiacenza dal campionato. È una decisione giusta alla fine, e come hai vissuto quel periodo in cui insomma si è cercato di mandare in campo ragazzini giovani tesserati all'ultimo momento? Beh, giusta sì, senz'altro. Difatti si aspettava ieri, però dovrebbe arrivare oggi. E questo periodo io ero a casa, io sono di Piacenza, andavo a allenarmi con un preparatore di portieri, però aspettavo, vedevo che succedeva, però ecco, non sapevo cosa pensare, anche perché ogni giorno c'era una notizia nuova, il giorno dopo un'altra, non sapevo cosa succedeva dall'oggi al domani, ero in balia, diciamo, degli eventi, ecco. Poi per fortuna si è concretizzata questa opportunità e sono contentissimo. Passiamo a Rolando, mi pare di capire. Per non monopolizzare troppo, c'è qualcun altro che vuole fare domande o facciamo fare sempre Andrea? No, ho fatto tutto te, Andrea, dai. No, ma se nessuno vuole fare il telefono, no, io dai, dai. Buongiorno, ciao. È diventato un boh, se vedete qua, dopo passa quel microfono, sì, magari. No, beh, vorrei partire dal gol. Se immagino che tu non ti aspettassi un debutto così, o forse sì, non lo so. Comunque se hai una dedica e se adesso questo gol può cambiare qualcosa anche in chiave formazione per sabato, se hai intuito qualcosa dagli allenamenti con il mister in questi giorni. Ma allora, l'esordio me lo sogniamo, diciamo, così in parte, perché per 85 minuti abbiamo fatto la partita perfetta. Non mi aspettavo di entrare così presto, sincero, perché poi ho avuto una buona mezz'ora a disposizione e ero contentissimo del gol, di questo stadio, la curva, la gente, è stato bellissimo, un'emozione incredibile. E poi purtroppo è successo quel che è successo, ma come diceva già Sereni, pensiamo poi a sabato, per la partita giusta a Pontedera, senza portarci dietro le scorie di quella partita. Per quello che riguarda la formazione, come dicevi tu, io sono venuto qua in punta dei piedi per cercare di dare il mio contributo alla causa. A Gozzano personalmente stavo facendo molto bene, anche la società, la squadra, e appena ho avuto la sensazione dal procuratore che c'era questa possibilità, l'ho colta al volo, perché poteva essere davvero una grande opportunità per me, e l'ho presa al volo. Dediche particolari sicuramente alla mia famiglia, alla mia compagna, che sicuramente fanno dei sacrifici con me e ogni tanto vengono ripagati in questo modo, ed è bellissimo. Chiedo se in carriera ti era mai capitata una partita rocambolesca come quella di domenica, e se avete deciso anche chi tirerà i rigori a questo punto, perché oltre a Cutolo tu hai tirato dei rigori, ho visto nei filmati molto belli, Butici tira i rigori, quindi siete più di uno a candidarvi, immagino. Oh beh, capitano non si tocca sicuramente, per me Nello è un esempio, in campo, fuori, si è visto già in questa settimana che ho fatto con i miei compagni. E l'altra domanda qual era? Se ti era mai capitata una partita rocambolesca come quella di domenica in carriera? Sì, purtroppo sì, mi è capitato a settembre a Gozzano ed è finita pure peggio. Gozzano-Piacenza 3-0 primo tempo e 4-3 per loro, quindi non me lo immaginavo, però purtroppo sono cose che succedono e quindi bisogna andare avanti, non andare più che altro mentalmente, bisogna cercare di essere forti e non pensarci e guardare avanti. Ci sono domande, Massimo? No, tanto ora faccio l'intervento. A posto? Perfetto, grazie.